Buongiorno bella gente, oggi vi porto le tre maschere che hanno cambiato completamente i miei capelli, li hanno resi molto più forti, molto più elastici, molto più idratati e ovviamente il risultato del riccio è favoloso. Allora, io ho questo avocado che è andato male, che sta andando male e quindi ho detto cosa facciamo? Facciamo una bella maschera idratante per i capelli, quindi ho preso questo aguacate o avocado, aguacate in spagnolo, sapete che vivo in Spagna. Ho fatto bollire dell'acqua, ci ho messo dentro del rosmarino, potete mettere anche dei chiodi di garofano che fanno veramente molto bene ai capelli. Ho aggiunto l'olio di ricino. Se non avete a casa l'olio di ricino, potete utilizzare l'olio di extravergine o l'olio di girasole o qualsiasi altro tipo di olio che avete a casa, però è fondamentale l'olio di ricino perché è ristrutturante per i capelli. Ho messo anche l'olio di argan e olio di extravergine. Potete utilizzare solo un tipo di olio se non avete tanti a casa. E aggiungo un paio di cucchiai di questo infuso, che tra l'altro questo infuso poi dopo lo userò per farmi la pulizia del viso. Questa maschera davvero davvero vi lascia i capelli super idratati, super 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 elastici, i ricci super definiti. È un trattamento fai da te naturale, che lascia veramente un risultato favoloso sia per i capelli che per il viso e per se volete fare un impacco per i piedi, se avete dei piedi scrupolosi. È veramente efficace. Andiamo subito con il secondo trattamento, la seconda maschera, è a base di avocado che io lo uso spesso, lo mangio spesso adesso che fa caldo, che comunque andiamo al mare, i capelli si rovinano col sole, con l'aria, con l'acqua, gli dobbiamo dare un tocco di idratazione e cosa meglio dell'avocado? O avete solo l'olio di avocado o il burro di karité. Io ad esempio lo uso come vede lo sfrego sia sulle mani che sul viso perché è super mega idratante. Aggiungo il lievito di birra, se non avete il lievito di birra e avete solo la birra, fa i miracoli per i capelli. Il lievito di birra è ristrutturante per i capelli ricci e anche per il viso. Ho aggiunto qualche goccia di olio extravergine, di olio di argan, potete mettere anche l'olio extravergine. Ho messo l'aceto di riso, potete aggiungere l'aceto di mela. Io questo qua l'ho trovato in offerta nel Lidl, è molto più delicato. Ho frullato il tutto e voilà, la nostra maschera idratante è pronta. La potete mettere lavando i capelli, mettendoli dopo che avete lavato i capelli, lasciandola a riposo per 20 minuti più o meno, e il risultato è wow. E adesso andiamo col terzo trattamento naturale. Come sapete, io uso maggior parte dei prodotti che uso sui miei capelli, soprattutto maschere o impacchi, sono tutti prodotti naturali che si possono tranquillamente preparare a casa. Io vi dico sempre i prodotti in cui potete utilizzare o sostituire, perché ovviamente non è che abbiamo tutto a casa. Faccio bollire dell'acqua, aggiungo qualche foglia di rosmarino. Il rosmarino è super strutturante per i capelli, su tutti i tipi di capelli, ma soprattutto per i capelli danneggiati, secchi, e soprattutto con questo periodo, come vi ho detto prima, che fa veramente molto caldo, i capelli si risentono tanto sotto il sole, e il mare, il sale, la sabbia, il caldo, soprattutto il sudare, ci rovina tanto i capelli. Ho aggiunto qualche chiudino di garofano, lo uso spesso, lo potete solo ad esempio usare il rosmarino, il chiodo di garofano
fatto un infuso e usarli direttamente con uno spray idratante per i capelli. È veramente favoloso. Io lo sto utilizzando adesso col caldo piuttosto di usare, non so, l'acqua termale. Usate questo infuso, che veramente fa benissimo, è calmante sia per la pelle sia per i capelli. E aggiungo la buccia di banana. Io in un video precedente avevo proprio fatto, ho preparato questa maschera, l'ho applicata sui capelli, veramente è favolosa. Io ogni tanto la faccio perché veramente lascia un risultato wow sui capelli. Frullo il tutto e vado ad aggiungere l'amido di mais. Potete utilizzare anche l'amido di riso, sarebbe molto meglio, però a casa non ce l'avevo, era finito, e quindi aggiungo l'amido di mais e lo miscelo finché mi crea una crema. È come una besciamella realmente, piano 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 piano, finché ci dà una crema. Comunque il tutto è ancora caldo, quindi la maisena o l'amido di mais diventa molto più cremoso. Bella gente, se vi è piaciuto questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi arriva tutta la novità. Ciao e alla prossima e buona domenica a tutti. Ciao a tutti.